Ciao a tutti, bentornati. È un po' che non ci vediamo, mi dispiace per questo, però ho creato la nuova pagina, ho migliorato il gruppo, ho creato un blog, Le ricette di Sant'Anna, e è molto impegnativo, almeno per me che sono una principiante. Tornando a noi, oggi facciamo una nuova ricettina, la zuppa di polpo, o meglio detto, polpo alla luciana. Naturalmente alla mia maniera. Gli ingredienti sono 500 g di polpo per due persone, delle olive nere, snocciolate meglio, uno spicchio d'aglio, del prezzemolino, sale, peperoncino a chi piace e della salsa di pomodoro. Nel mio caso l'ho preparata io con i miei pomodori, con l'aggiunta di uno spicchio d'aglio, del basilico fresco, del sale, senza aggiunta d'olio. A questo punto procediamo. Prima di tutto facciamo nella nostra pentola, vedete qua che io già appunto, aggiungiamo un battutino di prezzemolo, lo spicchio d'aglio, io lo lascio intero ma lo potete battere insieme al prezzemolo, e un goccio d'olio. Ecco qua, il mio polpo è tutto a pezzetti. Nel frattempo il soffrittino sta facendo questo bellissimo suono e inseriamo il nostro polpo. Sentite come va questa musica? Appena lo vedete così colorato, io aggiungo sempre un goccino, guardate la quantità, così su un bicchiere, nel caso dei 500 grammi, di vino, per sfumarlo un po'. Appena il vino sarà sfumato, aggiungete la salsa di pomodoro. A questo punto io tolgo l'aglio, prima di tutto, per non avere problemi per ritrovarlo poi. E aggiungo la mia salsa di pomodoro. A questo punto il nostro polpo è pronto. Basta aggiungere un goccettino d'olio, se volete del prezzemolo, ed impiattarlo. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta, naturalmente vi aspetto per una prossima. Fatemi sapere che ne pensate, provatela e naturalmente seguitemi sul blog Le ricette di Sant'Anna, la mia pagina Facebook Le ricette di Sant'Anna e naturalmente il nostro caro vecchio gruppo Le ricette di Sant'Anna. Ma mi raccomando, iscrivetevi a YouTube, al mio canale Le ricette di Sant'Anna. Vi aspetto alla prossima. Un bacio.